voci che l'avrebbe tradito. Dopo di ciò percorreva la Galilea, evitando la Giudea in quanto cercavano di ucciderlo. Essendo però vicina la festa delle capanne, i suoi fratelli là si recarono. Anche lui dopo un po' vi andò quasi nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è lui? Alcuni dicevano: è buono. Altri: no, inganna la gente. Ma nessuno parlava apertamente per paura dei giudei. Si era già a metà della festa allorché Gesù salì al tempio e insegnava, lasciando stupiti i giudei per la sua sapienza, cercando questi anche pretesti per arrestarlo. Non essendo riusciti nel intento, soprattutto per la presa di posizione di Nicodemo, se ne tornarono alle loro case. Un predone.
Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore, il custode li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Quando le accompagna per i pascoli, cammina davanti ad esse ed esse lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno invece un estraneo, ma lo fuggiranno. Thank you.
della morte dell'amico Lazzaro. Venutolo a trovare al suo arrivo, Lazzaro era già nella tomba da 4 giorni. Marta, sorella di Lazzaro, accorsa da Gesù, cadde ai piedi ed esclamò: Signore, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù, vedendola, pianse. E vedendo piangere con lei, giudei che l'accompagnavano, frenè il cuor suo e si turbò, disse: Dove l'avete deposto? Signore, vieni e vedi. E Gesù pianse. Dicevano allora i giudei: Guarda come l'amava. Ma alcuni di loro aggiungevano: Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse. Gesù, fremendo nuovamente in se stesso, si recò al sepolcro e ordinò: Togliete la pietra! Ma Marta: Signore, puzza già, è il 4° giorno. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Allora tolsero la pietra. Thank you.
da fasci e la faccia avvolta in un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Dopo questo, si può dire che sia stata definitivamente decretata la sorte di Gesù. Per questo non si faceva più vedere in pubblico, ma si ritirò in una città chiamata Efraim con i suoi discepoli. Ma era vicina la Pasqua dei Giudei e molti salivano a Gerusalemme per purificarsi. Nel tempio mormorato: chi ve ne pare non verrà alla festa? I sommi sacerdoti e i farisei avevano nel frattempo dato ordine a chiunque lo vedesse di denunciarlo. 6 giorni prima della Pasqua Gesù venne dove era Lazzaro resuscitato. Là gli fecero una cena e Marta serviva. Maria, la sorella, prese una libra di profumo di nardo puro, di molto valore, e unse i piedi di Gesù, asciugandoli poi con i suoi capelli. E la casa si riempì dell'odore del Thank you.
Colui che l'avrebbe poi tradito si ritrovò e disse: